Ciao e benvenuti a Funky Junk Studio Milano. Oggi parliamo del Genesis Control Plugin. Il Neve Genesis Control Plugin è stato pensato e creato per le Neve Genesis e Neve Genesis Black e permette un'integrazione totale tra banco e le principali due in commercio. Grazie a questo plugin, le console Neve Genesis e Genesis Black, oltre ad essere utilizzate come superficie di controllo, hanno finalmente la possibilità di salvare, richiamare e automatizzare all'interno della sessione tutti i parametri analogici, permettendo così un total recall dei vostri mix. Vediamo come. Ed eccoci, abbiamo aperto la nostra sessione in Pro Tools, abbiamo già organizzato le nostre tracce in gruppi e le abbiamo assegnate alle master fader, dove poi apriremo il nostro plugin. I master fader sono a loro volta poi assegnate su il nostro banco, li abbiamo suddivisi in bus di batteria, basso, chitarre e voci. Ricordo che il Genesis Black ha già la possibilità di lavorare come superficie di controllo, abbiamo ben 16 fader pronti in battuta per poter lavorare. Abbiamo la possibilità di richiamare lo stato dei fader, mute, solo, record enable. In realtà col nuovo plugin, col Genesis Control Plugin, ci apre una dimensione nuova. Abbiamo finalmente la possibilità di andare a lavorare sulla parte analogica del banco. Una volta aperto il plugin, così come possiamo vedere, il tutto sembra semplice e intuitivo. Possiamo interagire in tempo reale sull'equalizzazione. Possiamo interagire sul compressore, a seconda ovviamente della dotazione del banco. Possiamo andare a lavorare sullo stato delle EQ, gli insert, gli ausiliari. Possiamo andare a lavorare sullo stato del fader del canale o sui cut o sui ritorni macchina. Tutto questo può essere ovviamente automatizzato. Se volessimo per esempio andare a lavorare sul livello del bus di batteria, dovremmo innanzitutto abilitare il parametro da mandare in automazione. Quindi shortcut da Pro Tools, Ctrl Alt Command, clic per abilitare il fader. Andiamo a richiamarcelo sulla traccia di batteria che ci siamo precedentemente fatti e una volta scelto lo stato, in questo caso touch, possiamo andare a scrivere il livello di batteria. Ma posso fare molto di più. Posso ampliare il mio workflow e implementare il mio outboard esterno. Esempio, sulla traccia di basso abbiamo messo un compressore, in questo caso il distressor, e possiamo andare ad abilitarlo o disabilitarlo direttamente sulla traccia. Insomma, abbiamo una visione completa e un'integrazione totale direttamente col banco. Ma ancora di più, posso salvare tutti questi parametri, tutti questi settaggi e richiamarli all'interno del software. Ciò vuol dire che una volta che avrò riaperto la sessione, avrò un total recall a portata di click. E questo mi dà la possibilità di avere velocità, versatilità e qualità all'interno del mio studio. Non ultimo, ricordo che il Genesis Control Plugin può essere aperto sia sul canale che direttamente sul master. E in questo caso ho la possibilità di lavorare sui ritorni effetti, lavorare direttamente sui gruppi del banco e soprattutto sul master fader. Con questo è tutto, vi ricordo di mettere mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al nostro canale YouTube, non mi resta che salutarvi e aspettarvi alla prossima. Buona musica!